Rasputin, la mente bellica. La più potente intelligenza artificiale da noi mai creata. Con un arsenale di pari potenza. Migliaia di Warsat, pronti ad annientare qualsiasi minaccia all'umanità. Ma quando giunse la minaccia più grande, Rasputin fu quasi spazzato via. Salvai il possibile, criptando i pezzi recuperati in un engramma specifico. Ho tentato più volte di ripristinarlo in un telaio exo-sperimentale, ma tutti i tentativi sono falliti. Finché non tornerà operativo, le sue armi sono a disposizione. È solo questione di tempo prima che i suoi Warsat cadano nelle mani sbagliate. Sabaton non è riuscita a occultare ogni pensiero. Ho afferrato qualcosa. Uno su Nettuno. Su Cronno. Una svolta! Ma è... è qualcosa di sfocato. Mi passi la chiave inglese? Gli occulti non l'hanno vista, ma io sì. Con gli occhi della Megera Regina. Una città tra le onde. Sembrerebbe un inganno. Ikora dice che devo riposare. Da che pulpito! Veramente non hai fatto progressi in mia assenza? È per questo che sei qui, Osiride. Ikora non mi dà ascolto. Mi chiedo da chi abbia preso. Rosso è là dentro, cifrato. Si deteriora. Sta morendo. La mente bellica è la nostra biblioteca sull'età dell'oro. Devo sapere ciò che sa. Ho provato di tutto. Non ho nemmeno accesso ai protocolli. Ma forse tuo nonno potrebbe... Osiride. Quell'uomo... No. Clovis Bray è... è un pazzo. Un mostro omicida ed egoista. Lo era anche Rasputin. Potrebbe essere la mia unica possibilità. Così come Clovis, l'unica per te. La speranza comporta sempre dei rischi. Ehi, grazie di essere qui. Faremo una chiacchierata con Clovis riguardo a Rasputin. Osiride, saluta. Sanna di lupo, Ana, ci rivediamo. Osiride, lo vedi anche tu? Le difese perimetrali sono scattate. Non era mai successo. Non penso che Clovis ci voglia uccidere, ma... Potrebbe essere qualsiasi cosa. Meglio restare a distanza finché non viene piazzato un segnalatore di transband. La zona d'atterraggio è un pochino calda. Li ho portati più vicino possibile senza farci esplodere. Un risultato che apprezziamo tutti. Pare che tuo nonno sia sotto assedio. Tende a suscitare reazioni del genere. Clovis è in pericolo, lo è anche la nostra missione. Qualcosa non va. I barri perimetrali non accettano le mie credenziali. Le difese perimetrali puntano su di te. Trova un riparo. Wow, prendo nota. Le difese del perimetro sono ancora letali. Non credo proprio che il casato della salvezza abbia violato il firewall di Clovis. Forse i Vex, ma credo che farebbe saltare il laboratorio piuttosto che lasciarselo sottrarre. Fosse anche solo una remota possibilità, non possiamo farci sfuggire l'unica occasione di riattivare la mente bellica. Sì, cercherò di avvertirlo che stiamo arrivando, così non farà mosse stupide. Un criptolite! Possibile. Si può evitare Europa. Perché entrare ora nel territorio di Eramis? Falli fuori, guardiana, e ne resti solo la cenere. Il criptolite arretra mentre le sue difese scemano. Non deve essere del tutto stabile. Finalmente qualcosa a nostro favore. Non riesco a contattare Clovis, ma ho aperto le porte dei sottolivelli.
endofurie ottenute dal casato della salvezza. Che fine orribile. Sarebbe una logica conseguenza dello schierarsi col testimone. Non capisco. Siwu ed Eramis non si sono alleate per una causa comune? Forse, per convenienza. Non credo che Eramis sia il tipo che accetta alcuna forma di sottomissione. Quell'accolito sta brillando? Oh no, ditemi che non è una bomba. No, è l'occhio sentinella di Xivu. Abbatti chi lo sta evocando. La presenza dell'alveare è un segno. C'è dell'altro che non sappiamo. Anch'io ho questa sensazione. Mi sembri preoccupato. L'influenza garantita a Xivu Arat anche da un solo criptolite basta per preoccuparsi. Sbrighiamoci. Clovis potrebbe essere in pericolo e continuano ad arrivare astrosepolcri su Europa. Allora non diamogli tempo di bloccarci. Cosa? I protocolli del laboratorio si stanno eliminando a vicenda. I criptoliti scatenano conflitti sia nelle menti che nei meccanismi. Anche l'acciaio più robusto si piega alla volontà di Xivu Arat. Ah, credo di averlo trovato. Ehi! Ma chi è? Anastasia? In persona. Ovviamente. Rimetti tutto a posto, subito. Esigo danni collaterali minimi. Basta frignare. La guardiana è già sulla tua soglia. I miei telai di sicurezza bypassati. Continui a promettere ciò che poi non sei in grado di mantenere. Ah, credevo di sentirti dire... Anna, ti prego, aiutami. Ho bisogno di te. Mi stanno uccidendo. Basterebbe un semplice sì. Altri criptoliti. Io cervello, Anastasia. Gli accessi che fornisce, i segreti che contiene. Stanno cercando di aprirmi. Non vogliono solo i suoi segreti. Vogliono lui. Lo vogliono sottomesso. Qualcuno dovrà dir loro che si tratta di proprietà aziendale. Guardiana? Finalmente. Ora ripristina i protocolli di sicurezza di creazione. Ridammi il comando. Eccoti qui. Stabilisco un collegamento a Transmat. Nonno, evitiamo le formalità e veniamo al dunque. Anastasia, sono piacevolmente sorpreso di vederti senza tua sorella. Cosa avete detto l'ultima volta? Di sicuro un vai al diavolo. Vedo che fai buon uso della laurea in linguistica. Lui chi è? Sono Osiride, fenice dell'età oscura e studioso dei segreti del cosmo. Non ho eguali. Ah, beh. Impertinente, figlio di... Visto? È impossibile. Aiuteremo Rasputin diversamente. Rasputin? La mente bellica è operativa. Affascinante. Il suo codice sorgente è danneggiato. Io non so come sistemarlo, ma tu sì. Ah, ti preoccupavi tanto di insegnargli i sentimenti, ma non di capire come funzionasse. Cos'è che non so? Praticamente niente, Anastasia. Ma sì, ti aiuterò. Perché ne hai bisogno. E perché nessun altro è in grado. Mi pare stranamente altruistico da parte tua. Le mie ragioni sono semplici. Ah, mi disturba vedere la resa del mio lascito sfuggire tra le dita della mia progenie. Autoconservazione. Beh, ci sta. Suddividi qui i protocolli della tua IA. Li collegherò al mio laboratorio. Ricostruiremo Rasputin. Splendido. Quando assumerò il controllo, tutto sarà come deve essere. La mente bellica risorgerà. Tuo nonno è davvero insopportabile. Te l'avevo detto. Portiamolo all'Elma. Un ricettacolo grezzo, incompleto. Tuttavia, devo ammettere che la sua capacità supera quella di un telaio exo-standard. Per ora andrà bene. Mi preoccupano di più queste endofurie. Se possono impossessarsi della tecnologia della mente bellica, allora è logico che i Warsat siano il loro obiettivo. Dobbiamo proteggere la rete di Warsat prima che sia troppo tardi. Ricostruire la mente bellica è la priorità assoluta per l'umanità.
Rasputin è stato progettato per suddividersi in sottomenti, come misura di resilienza. In caso di guasto catastrofico, reintegrarle nel nucleo dell'IA riparerebbe la mente bellica danneggiata. Gran parte delle strutture che ospitano le sottomenti è defunta. Ne restano poche, ma le Endofurie hanno verosimilmente fortificato ciascuna ubicazione. Infiltrati in tali strutture. Recupera i dati delle sottomenti dalle loro sale. Con le sottomenti a disposizione, possiamo caricare Rasputin sulla rete di Wolsat dal suo hub orbitale. So che Anastasia non ha una grande considerazione di me. Ma non si dica che ho lasciato l'umanità a cavarsela da sola. I miei corsari sussurrano il tuo nome, guardiana. Hai trovato un'avversaria in Xivuarat e un astuto opportunista in Clovis. Sì, siamo sempre vigili. Uno sguardo protettivo che precede una mano pronta all'aiuto. Porto informazioni. Con Nesarek fuori gioco, i nemici cercano il colpo di grazia. Eramis deve ancora mostrarsi, ma in sua assenza, gli agenti di Xivuarat assediano Europa. Pare che il casato della salvezza li stia aiutando a neutralizzare le installazioni Brei. Devo capire quale strategia attuare, ma io e Ana crediamo che vogliano impossessarsi del potere della mente bellica per conto del testimone. Temo che stiano pianificando un'invasione. Le forze di Xivuarat si mobilitano all'interno del piano ascendente. Mi riferiscono che il suo alveare si prepara ad assaltare il bunker della mente bellica sulla Luna. La sottomente lì è in pericolo. Trasforma questa conoscenza in un intento letale per i nemici. E la mente bellica potrebbe essere ripristinata. Xivuarat minaccia la vostra Luna con lame affilate. Punta una struttura sotterranea della mente bellica. I suoi eserciti si radunano nel piano ascendente e rodono una diga sempre più sottile. Non intende nascondersi. Fa decisamente sfoggia di potere. Lasciatele brandire le armi. Recupereremo il nucleo della sottomente prima che le sue forze possano reagire. A loro non rimarrà nulla. Oggi Xivuarat subirà una sconfitta. Mara, Xivuarat dovrebbe essere una fine stratega, vero? Ha i numeri per vincere. Perché diavolo non lo fa? Trasferire la propria forma attraverso i piani richiede una volontà di ferro. Ed è comunque pericoloso. Trasferire un esercito sarebbe allora un'impresa impossibile. Quasi. Kayatol afferma che è stato fatto su Tora Battle. Mai visti infami sulla Luna prima d'ora? Ti portano dal trono mondo di Sabaton? No. Questi infami non sono passati dal piano ascendente. Sono stati esumati sul posto. Stanno bypassando la sicurezza. Un altro criptolite? No. È una presenza oscura ad essersi incatenata, non l'alveare. Cerca una connessione con la sottomente. Sei in perfetto orario. Metti fuori uso la sicurezza e aprirò la sala. Ci serve il nucleo della sottomente. La sala è aperta. Bene, Malhayati. Arriviamo. È qui. C'è incatenata una mente infame. Non riesco a scrutarla. Vai, guardiana. Rimuovila immediatamente. Quell'infame. Quell'armatura. Era una capitana. Una tiratrice di Eramis. Ora è un punto focale del controllo di Xilu. Per comandare la sottomente. Sempre che sia ciò che stava facendo. Sfregiare il casato di Eramis non è un atto di disperazione. È una punizione. Ma questa vittoria spezzerà il controllo di Xivuarat sugli infami della Luna. Almeno per un po'. Nucleo di Mala pronto. Estrazione in arrivo. Va. Ho ancora domande che necessitano di risposte. Solo il tempo ce le darà. Le forze di Kayatol hanno cercato di mettere al sicuro la struttura più avanti, ma non sono riuscite a superare le torri. Defilati! Quando la mente bellica sarà del tutto ripristinata, useremo questa postazione per accedere alla stazione orbitale e alla sua rete Warsat. Lo so, un passo alla volta. Bene, sei all'ingresso del bunker. Non so che difese abbia al suo interno. Fa attenzione. Guardate lo stato di questa struttura.
È inaccettabile. La console dovrebbe essere attiva. Ti permetterà di riavviare il reattore ausiliario della struttura. Reattore ausiliario operativo e stazione in funzione. Sarà come se avessimo cercato informazioni negli archivi digitali qui. Mi sono preso la libertà di preparare il reindirizzamento dell'energia per i sistemi di autorizzazione al lancio. Però pare che Rasputin abbia cambiato i codici. Sono fuori dai giochi. Ci penseremo la prossima volta. Teniamoli sulle spine finché non saremo pronti a fare la nostra mossa. Bel lavoro, guardiano. Ora ti tiriamo fuori prima che arrivino i rinforzi. Due nuclei di sottomente presi e capsula di lancio sistemata. Beh, facciamo progressi. Ikora vuole ufficialmente che affrontiamo la situazione. Preferirebbe Osiride in un ruolo defilato, ma... lui guarda Clovis con l'occhio critico di un falco. Ammetto di trovare splendida la cosa, e ci sto anch'io. Siamo stati fortunati ad arrivare su Europa in quel momento. Rasputin avrebbe potuto prevederlo, forse perfino impedirlo. Se Xivu Arat obbedisce al testimone e usa la rete di Warsat contro di noi, non ha bisogno della massima potenza per estinguere ogni forma di vita. Facciamo progressi. Ripetilo, Ana. Ripetilo finché non sarà la verità. Fallo anche tu, guardiana. Lo renderemo reale insieme. Ovviamente Rasputin ha cambiato i codici di lancio. Maledetta macchina paranoica. Non ho mai capito l'insistenza di Anastasia nell'insegnare il pensiero indipendente alla mente bellica. L'ha solo resa più difficile da controllare. Poco importa. Prima o poi troverò i nuovi codici di lancio. La stazione si rivelerà inutile se prima non ricostruiamo Rasputin. La sottomente Malahayati è stata reintegrata nel nucleo dell'IA. Ma la mente bellica resta incompleta. Ci serve un'altra fonte di dati. Studierò un piano. Nel frattempo, continuo a recuperare i dati delle sottomenti dalle sale che sappiamo essere ancora intatte. E cerca di evitare i danni all'attrezzatura circostante. Dopotutto è pur sempre di proprietà della Bray. Si lavora fino a tardi. Anche tu, vedo. Saint vuole sapere se ti andrebbe del tè, del caffè. È quello che preferisci. Molto premuroso. Lo dicevo anch'io. Sei molto premuroso. Grazie, Saint. Però non alzavo mai lo sguardo. Mai. Tenevo gli occhi puntati sulle mie dita sporche di inchiostro. Sulle macchie ai margini del mio lavoro. Mi interessavano più le mie scoperte del tè che mi si raffreddava accanto, dei sentimenti dell'uomo che l'aveva preparato. Non stai ascoltando? Sto ascoltando. E allora ascolta bene. Il tuo lavoro ci sarà ancora dopo di te. Le persone care, forse no. Un giorno ti sveglierai, ammesso che tu abbia davvero dormito, e ti accorgerai che il mondo è un luogo molto diverso dall'ultima volta che ti sei ricordata di guardarlo. Bruscamente, visceralmente, rimpiangerai l'assenza di qualcosa di tanto piccolo quanto una tazza di tè. Perciò te lo chiedo di nuovo. Cosa preferisci bere? Oolong, con un cucchiaino di miele. Un cucchiaino di miele. Perché non mi sorprende? Mente, sa soltanto mentire! Non sa fare altro! Ma Clovis è l'unico che sa come ricongiungere Rasputin alle sue sottomenti. Ti ha detto come? Magari sta solo cercando di convincerti per restare coinvolto. Ricordo una cena finita così. Elizabeth, non sei cambiata di una virgola. Sei sicura che abbia ciò che ti serve? Non ho verificato. Ma lui è l'unica speranza rimasta. Puoi negarlo quanto ti pare, Elizabeth. Ma sono il meglio che avete. Va all'inferno. Ora sono qui. Ne riparleremo più tardi. Senza lui di mezzo. Ti chiedo scusa per lo spettacolo. Sono sempre state molto emotive. Perché non ci mettiamo al lavoro?
Ho una soluzione al nostro problema. Il tuo arrogante amico Siride mi ha parlato delle ferite temporali su Marte. Finestre sul passato, mondi perduti nel tempo. E guarda un po', il laboratorio di Rasputin si trova in una di queste anomalie temporali. Le scansioni indicano che i dati della sottomente Carlomagno esistono ancora entro il lasso di tempo della ferita. Copiarli nell'engramma fornirà i frammenti di codice necessari per ripristinare Rasputin. Recupera altri dati di sottomente, quindi torna alla struttura del Serafino. Una volta arrivato, ti guiderò all'ubicazione dei nuovi codici. Elsie, è bello averti con noi. Facci un riassunto. Anche per me. Mara dice che i soldati del testimone puntano su Marte e minacciano la sottomente Carlo Magno. E allora li uccidiamo e ci prendiamo Carlo Magno. Che cosa ci vuole? Tu perché sei qui? Supervisiono il mio progetto, il nostro. Allora rimettiti in riga. Qui comanda Ana. Accomodatevi. La situazione è tesa, guardiana. Alveare, corrotti. Credo sappiano che stai arrivando. Allora non c'è tempo da perdere. Cosa potrebbe fare oggi una mente bellica pienamente operativa? Nelle mani sbagliate sarebbe catastrofica. E ho tutte le ragioni di credere che impediremo possa succedere. Con la giusta guida, la nostra guida, questo posto diventerebbe la nuova sede del potere dell'umanità. Rasputin può decidere da solo. Ha imparato a fidarsi quando gli abbiamo dato fiducia. Nessuno ha il diritto di controllarlo. Elizabeth, pensaci. Un'arma per sbarazzarsi sul nascere di qualunque futuro oscuro. O per scatenarne altri. Nipotine, se non afferrate il potere, lo farà qualcun altro. Qui è dove riposa Carlo Magno. Bello, non è vero? È un passo nella direzione giusta. Un attimo. Rinforzi di Endofurie convergono sul centro futuristico. Quanto tempo abbiamo? Qualche minuto. Forse meno. Non abbastanza per violare la sala, ma potrei utilizzare altri laser. Hanno una potenza significativa, Anastasia. Sono strumenti delicati. Qualsiasi danno... Al diavolo la tua preziosa struttura! Guardiana, fatti strada! Ecco cosa cercava di fare l'alveare. I dettagli dopo. Collegami. Inizierò il trasferimento del nucleo e chiuderò le porte dietro di te. Questo cavaliere ha attaccato la città sognante quando ospitava Sabato. Sei uno dei più fedeli di Cristo. Bene, la sua morte sarà un chiaro messaggio. Nucleo della sottomente recuperato. L'estrazione può cominciare. Cosa stavano facendo qui, con tutte queste cianfrusaglie cerimoniali? L'ho già vista. È una possessione. Per installare un'anima dell'alveare al posto dell'IA della mente bellica. Secondo gli Elixni, le macchine hanno un'anima. Di certo Rosso si ritiene vivo. Ridicolo. Ah beh, detto da te. Non siamo un'intelligente sequenza logica, Elizabeth. Le nostre menti sono umane. Beh, quella di Elsie sì. Ho reindirizzato l'energia ai sistemi di sicurezza del lancio. Possiamo procedere con l'operazione di oggi. Tieni l'accesso alla struttura e recupera i codici di lancio. Problema. Pare che l'alveare abbia bloccato l'ingresso del bunker che abbiamo usato l'ultima volta. Dirigiti sul tetto della struttura di lancio. Dovremmo riuscire a entrare da lì. La rete di sicurezza è operativa. Non rilevo modifiche all'architettura del sistema. Ho i codici di autorizzazione al lancio, ma pare siano cifrati. Questo metodo di cifratura è superbo. Mi servirà tempo per decifrarli completamente. Il lancio dovrà attendere. Va bene. Nel frattempo attiverò alcuni vecchi bunker in disuso per coprire le nostre tracce. Perché ho appena saputo che c'è un catch in arrivo. E noi non vogliamo essere qui quando atterrerà. I primi frammenti si stanno legando bene al codice di Rosso. Un piano rischioso, ma... Caspita, Clovis non mentiva. Al mio risveglio non mi sentivo persa. Direi più imprevedibile, sola col mio spettro e un distintivo col nome. Mi immaginavo che noi ebrei usassimo la ragione per trovare il giusto. Luci solitarie che esplorano la frontiera. Ero fiera di quel fantasticare e
sono cresciuta seguendolo. Era solo una fantasia, ovviamente. Hai incontrato Clovis, no? È l'incarnazione del male necessario che parla e cammina. Mi manca il rischio di trovarmi in una caverna buia nel deserto. Pericolo o tecnologia dell'età dell'oro? Trovare un equilibrio era facile. Ora non è così. Il rischio aumenta, come l'avvicinarsi del pugnale di Clovis alle mie spalle. So che mi raggiungerà prima o poi. Ma se significa riavere Rosso, correrò questo rischio. Non solo Rasputin ha cambiato i codici di lancio, ma ha anche crittografato quelli nuovi. Notevole. Non si è mai troppo cauti nel celare i segreti. Certe informazioni sono troppo pericolose per rimanere accessibili. Ho nascosto molte cose alla mia famiglia, per il loro bene. Apprezzo una simile decisione da parte di Rasputin. Ma questo non cambia il nostro obiettivo. Dobbiamo assumere il controllo dei Warsat per il bene dell'umanità. Decifrerò i codici di lancio per la stazione orbitale. Continua a raccogliere dati di sottomente e a inserirli nell'engramma. Arriverà il momento in cui Rasputin dovrà ascoltarci, indipendentemente dai segreti che custodisce. Ma lei non ascolta. Prova a farglielo capire, a mostrarle le logiche conseguenze delle sue scelte. Poi si impunta. Più spingo, più lei oppone una forza uguale e contraria, anche quando sa di avere torto. Un bel rapporto, insomma. Scusa. Non dovevo sfogarmi così con te. Da quanto tempo ci conosciamo, Elsie? È difficile dirlo. Considerate tutte le volte che ho percorso questa strada, direi da un'eternità. Ma credo anni. Anni. E in tutto questo tempo ti ho conosciuta solo come una sorella attenta. Anna ti è conosciuta per molto meno. Tu ricordi la tua infanzia, i legami che avete formato, la fiducia costruita insieme. Lei no. Anna non può capire la profondità del tuo amore o il senso di colpa che ti porti dentro per i tuoi passi falsi. Lei conosce solo ciò che ha di fronte. E questo ti uccide a poco. La guardi? E lo sguardo viene ricambiato da un fantasma. Un fantasma che vuoi disperatamente salvare. È quello il punto, vero? Devi lasciare che le persone scelgano da sole. O rischi di guidarle lungo un sentiero ancora più oscuro di quello da cui vorresti allontanarle. E sappiamo entrambe dove porta. Giusto? Guardiana. Sarai felice di sapere che Elizabeth ha cambiato idea e ci darà una mano. Sapevo che sarebbe stato così. Sarà lei ad aiutarti con l'infiltrazione nella stazione orbitale. Un'impresa possibile ora che ho decifrato i codici per le capsule di lancio. Sfortunatamente, nonostante la reintegrazione delle sottomenti Malahayati e Carlo Magno, Rasputin non può ancora ripristinarsi del tutto. L'algoritmo interno non riesce a completare il codice, data l'ingente quantità di dati mancanti. Ce ne servono altri. Infiltrati nelle sale e provvedi. Più dati ottieni, più rapidamente i protocolli di Rasputin potranno procedere con la ricostruzione. Non indugiare. I nostri nemici di certo non lo faranno. La sala della sottomente è ben chiusa. Ma i condotti di manutenzione sono abbastanza larghi per te e la tua armatura. Buona gattonata! Non sapevo che ci fosse una sottomente su Europa. Gli archivi dell'avanguardia non ne parlano. Quale sottomente è? Me lo chiedevo anch'io. Pare non sia davvero una sottomente. Non nel senso tradizionale del termine. È più la struttura fondante dell'IA che usano tutte loro. Ho creduto a lungo che essere una Brei facesse di me una pioniera, una guida verso il futuro. Speravo che scavare nel mio passato mi mostrasse come esserlo, ma sembra di esumare un cadavere più che di disseppellire una reliquia.
Le menti impressionabili raramente producono qualcosa degno di nota. Blaterano torcendosi le mani, mentre gli altri cambiano il corso dell'umanità. L'esistenza è entropica. Il tempo è limitato. Meglio spendere le proprie risorse e non lasciare che vadano sprecate. Finché non le hai spese tutte. Ho esaminato i dati delle tue precedenti infiltrazioni nella struttura di lancio e gli schemi della stazione del Serafino. Ecco cosa fare. Ana può introdurre un virus nel codice delle capsule di lancio da remoto. Così potrai attraccare alla stazione del Serafino senza attirare il fuoco dei suoi sistemi di difesa. Abbiamo un solo tentativo prima che il casato della salvezza capisca cosa stiamo facendo. Nessun margine di errore. Una volta a bordo della stazione, ti guiderò al nucleo di integrazione della mente bellica. Là caricheremo un virus nel sistema. Il virus manterrà aperta una backdoor nella rete della stazione del Serafino. Trasferiremo da remoto il controllo a Rasputin quando sarà pronto. Non sappiamo cosa abbiano fatto alla stazione l'alveare o il casato della salvezza, perciò dovremo improvvisare. È ciò che ti viene meglio, no? È tutto pronto. Ho scelto il percorso più lineare possibile verso la piattaforma di lancio. Non credo che i nemici sappiano cosa tentiamo di fare, ma preparati comunque a una pesante resistenza. Conosco questa sala. È uno dei tenenti di Eramis, ma era morto su Europa. Si chiamava Praxis. L'avete ucciso voi. Ma il testimone ce lo ha restituito. Così come ci restituirà tutti gli X uccisi per mano della progenie della macchina. Virus in caricamento. Qui abbiamo finito, per ora. Ho avviato un ripristino della sicurezza in tutta la stazione. Dovrebbe disattivare le difese orbitali e fornirti un'uscita. Una mezza dozzina di catch del casato della salvezza in arrivo. Raggiungi la tua ipernave e allontanati subito. Caduti. Prima quei saccheggiatori lordavano le mie strutture su Europa. Adesso scorrazzano sulla stazione del Serafino. Inaccettabile. Quanto caos porterebbero? E la tecnologia che i loro tecnosimbionti potrebbero danneggiare? Voglio quei parassiti sterminati e i Warsat di nuovo sotto il nostro controllo. Ma prima dobbiamo finire di ricostruire Rasputin. Così com'è, non può essere caricato sulla rete di Warsat. Continua a recuperare i dati di sottomente per la reintegrazione. Nel mentre, cercherò un modo più pratico per ripristinare Rasputin. Ancora una volta, tocca a me fungere da salvatore dell'umanità. Mio fratello era solito intrattenere i bambini del nostro popolo con storie fantastiche. Gheppi gemelli che condividevano un solo cuore e che guidarono uno stormo contro una tempesta inarrestabile. Un drago, nato nel palmo di una giovane, ma che un giorno crebbe così tanto da divorare il mondo intero. E raccontava anche storie sugli Elixni, tessitori che si trasformarono in lupi, danzatori che diventarono diavoli. Mi stai raggirando. Non funzionerà. Ho visto cosa può fare la tua influenza. Miss Rax pensa di poter far pace con l'ultima città. Sua figlia racconta storie come faceva il tuo Uldre. E il mondo per loro è migliore. Non sei stanca, Eramis. Io sì. Ora mi stai facendo perdere tempo. Persone come te e me hanno solo quello. Io passo il mio a pensare a tutto ciò che ho perso e a cosa darei per riaverlo. E per te è lo stesso. Non presumere di sapere che cosa penso. Hai associato il tuo casato alla salvezza. Sembra un nome tratto dalle storie di Uldren. Dalle storie di Eido. Entrambe vogliamo il meglio per il futuro. Ma abbiamo finto di essere chi non siamo talmente a lungo da aver dimenticato che siamo anche altro. Non solo una regina. Non solo una Kell. Ma anche una sorella. Una madre. Eramis, sei ancora là? Non ci resta molto tempo. Ogni minuto che passa, i nostri avversari si avvicinano sempre più alla conquista dei Warsat. Anastasia ha escogitato un modo per accelerare la procedura di reintegro, ma dubito che si rivelerà efficace.
Avrà pure attinto dall'architettura neurale di Rasputin, ma non l'ha creata lei. È opera mia. Nessuno capisce la mente bellica quanto me. Tuttavia, consentirle di perseguire una metodologia alternativa non è un male, a patto che non ostacoli il lavoro vero. L'algoritmo interno di Rasputin è in grado di ricostruire il proprio codice base. Servono solo ulteriori dati di sottomente. Irrompi nelle sale e recuperane altri. Quando avrai finito, forse Anastasia sarà pronta a condividere il suo progetto parallelo. So che sembra incredibile, ma penso di aver trovato una soluzione. Durante l'età oscura, Rasputin isolò una parte del suo codice affinché si sviluppasse da solo. Un'IA indipendente. Mise quel codice nel corpo di un Exo e, per farla breve, quel seme di codice divenne un guardiano chiamato Lord Felwinter. Felwinter morì. Morte definitiva. Ma ho avuto un'idea, perciò ho contattato Saladin. Mi ha detto che i resti dello spettro di Felwinter e Felspring sono conservati nel Tempio del Ferro. Pensaci! Pezzi mancanti del codice di Rasputin, dati linguistici, parti dell'engramma di personalità di Felwinter. Possiamo usare tutto! Ho convinto Saladin a fornirci l'accesso ai resti di Felspring. Ha alleati sul campo che li stanno preparando per noi. Mi serve che tu vada a recuperare i dati. Potrebbe essere la svolta che stiamo cercando. Ok, piccolo cambio di programma. Ho appena sentito Saladin. Il casato della salvezza ha schierato alcuni skiff al Tempio del Ferro. Devono aver intercettato le nostre comunicazioni. Le bestie da guerra di Saladin sono già sul campo. Guadagneremo tempo, ma dobbiamo agire in fretta. Rilevo contatti multipli con le forze del casato della salvezza. Ricorda, i Cabal al Tempio del Ferro sono nostri alleati. Fa del tuo meglio per proteggerli. Ottimo. La minaccia nell'immediato sembra essere stata sventata. Detto questo, saresti così gentile da riaccendere i falò del Tempio prima di procedere oltre? Renderebbe onore a questo luogo. Non sapevo fossi uno che tiene tanto alle tradizioni, Osiride. Ho una predilezione per i signori del ferro. Quando ero un novizio, mi addestravo sotto la loro tutela. Era diverso allora. Io ero diverso. Studiai qui dopo la mia rinascita. Alcuni provarono a insegnarmi la pazienza e la temperanza. Puoi immaginare come sia finita. Trovavo le lezioni di uno stregone in particolare interessanti, se non meno frustranti delle altre. Potrebbe sorprenderti, Anna, ma il mentore di cui parlo era Lord Felwinter. Tu lo conoscevi? Perché non me l'hai mai detto? Non conoscevo la sua vera identità fino a poco tempo fa. Ma è una scusa. La verità è che ho avuto modo di dirtelo, ma avevo scelto di non farlo. Perché ero... sono... una persona egoista. Sto provando a migliorare, ma... Sai come può essere il cambiamento. Quindi... questo è il Tempio del Ferro. E possiamo entrare? Non ne abbiamo necessità, pertanto non possiamo. Dubito che il tempo trascorso da Saladin con i Cabal lo abbia reso meno intransigente. Quindi, com'era Felwinter? Avventato, come me. Ma anche coraggioso, altruista ed eroico. Con un po' di fortuna, qualche aspetto condizionerà Rasputin. Sono stato prigioniero nella mia mente per pochissimo tempo. Eppure, svegliandomi, ho scoperto che il mondo era cambiato. Cabal ed Elixni
fianco a fianco con i guardiani. Temo di essere le vestigia di un'epoca dimenticata e sempre meno rilevante. Sarà lo stesso per Rasputin quando sarà ripristinato? Si risveglierà all'indomani di una calamità per la seconda volta. Mi sembra di capirlo ora, anche se solo in parte. Quella è lei, o ciò che resta di lei. Fellspring, lo spettro di Fellwinter. I nostri spettri sono esseri magnifici e molto più effimeri di quanto vogliamo credere. Il suo nucleo di dati è ancora attivo. Guardiana, avvio un collegamento remoto diretto dal tuo spettro a Rasputin. Bene, ora, un momento. Rasputin vuole dire qualcosa. Lui è... cambiato. Rasputin. Sembri... Clovis? Sì. Ho sfruttato la sua impronta vocale per parlare. E quello che ho da dire non può aspettare. Le vedo chiaramente. Schemi emergenti. Calcoli delle minacce con un risultato macabro. Siete tutti in grave pericolo. Clovis Bray vi ha ingannati. Non mi ha costruito per proteggere l'umanità. In realtà voleva solo uno strumento di controllo. Secondo lui, lui solo era degno di essere il salvatore. Avrei dovuto eliminare il viaggiatore e prenderne il posto. Divenire il dio meccanico creato da Clovis. Ma questo non è mai successo. Ana non ha idea di quante vite ha salvato deviando dai piani di Clovis. Insegnandomi il pensiero indipendente per tutto ciò che suo nonno riteneva irrilevante. Arte, lettere, storia, filosofia, musica. Per Clovis era un'arma. Per Ana una mente da istruire. Imparai il vero valore dell'umanità. Tanto fragile quanto meravigliosa. Degna di essere protetta a ogni costo. Così riscrissi i protocolli di Clovis, estromettendolo. Lui si infuriò, ma non poté fermarmi. E poi il crollo ci colpì tutti. Non salvai Ana. Non salvai nessuno. Entrai in quiescenza, sperando un giorno di potermi risvegliare e proteggere di nuovo l'umanità. Ma anche Clovis si è risvegliato. Una mente digitale, come la mia. Non intende più usarmi come strumento, ma come prototipo. Vuole caricare la sua mente nella mia rete per diventare un dio. Ana, no. Stai esagerando. Su, via, calmati. Il telaio ci serve intatto. Coraggio, sparami. Distruggi il lavoro della tua vita. Sempre avuto a cuore gli interessi dell'umanità. Non hai mai voluto aiutarci. Mi hai usata. A servizio di un bene superiore, certo. Cosa ha fatto il viaggiatore finora? Ha abbandonato gli Elixni. Non è riuscito a evitare il crollo. E ora ha benedetto l'alveare con la luce. Assurdo. Io ho sfruttato il suo potere durante l'età dell'oro. Io ho spianato la strada verso un futuro più luminoso. E io proteggerò l'umanità dai suoi nemici. Ma tu metteresti a repentaglio tutto. La nostra sopravvivenza, perché non sai controllare le emozioni. L'umanità ha bisogno di me. E anche tu. Affronteremo i nemici insieme. No. No. Cosa stai facendo? Affronto i nemici dell'umanità.
Anna, fermati! Elisabeth, fai qualcosa! Anastasia, non farlo! Non osare! Caricamento completato. Matrice personalità secondaria eliminata. Non sarà più lo stesso per me. Riavvio euristico completo pronto. Dovresti contattare Anna. Non dovrebbe restare sola proprio adesso. Io e te parleremo più tardi. L'ho fatto. L'ho cancellato. Non riesco nemmeno a immaginare i danni che avrebbe causato Clovis usando Rasputin per integrarsi con la stazione del Serafino. Forse non avrei dovuto cambiare idea quando Osiride mi ha chiesto di lavorare con lui, ma... Eccoci qui. Rosso. Rasputin. Con una voce che non ha mai avuto. Grazie ai sistemi euristici che ha ricavato dal codice dell'exomente di Clovis. È ciò che ho sempre desiderato per lui. Poter comunicare. Poter condividere i suoi pensieri, le sue idee. E... credo... credo che quel desiderio mi rendesse cieca di fronte ai rischi. Non accadrà più. Fai attenzione quando rimetterai piede su Europa. Prima che lo cancellassi, Clovis ha trasmesso un avvertimento a se stesso. Ne ho decodificato solo una parte. Loro sanno. Riavvio completato. Ora ho il pieno controllo di questo telaio Exo. Impiego una variante della sua impronta vocale. L'IA di Clovis è nuovamente confinata nell'exoscienza Bray su Europa. È strano abitare in un ricettacolo fisico in questo modo. Ma è anche familiare. I ricordi di Felwinter ora sono anche i miei. Mi vedo come mi vedeva lui. Un tiranno che ha sprecato un potere in grado di salvare il mondo. Non posso dire che avesse torto. Mi hai riportato indietro dal margine dell'oblio. Farò tutto ciò che è in mio potere per restituire il favore. Procedi come stai già facendo, per ora. Valuterò le mie condizioni attuali e ti informerò sui prossimi passi da compiere. Svegliati. Ho alcune domande. Strano modo di salutare. Non stavo dormendo. Cosa vuole Osiride da Rasputin? Mantieni dei segreti. Pensavo di essere stato chiaro l'ultima volta. È scaduto il tempo in cui scegliere da che parte stare. Ho distrutto l'Onnipotente e attaccato la Flotta Nera. La mia fedeltà è incrollabile. Allora dimostralo. C'era una città su Nettuno, all'incirca all'epoca del crollo. Trovala per me. Ricerca avviata. Non conservo informazioni in merito, ma riferimenti persistenti suggeriscono che prima le avevo. Non può esserci solo quello. La speranza dell'umanità dipende dai tuoi logori ricordi. Dimmi dove guardare! Qualsiasi cosa! I dati di Felwinter ti mettono sotto una vecchia luce, Osiride. Dopo tutti questi anni, sei ancora lo sfacciato in cima alla montagna, impaziente come sempre. E vedo che, al posto di qualsiasi informazione utile, tu hai ritrovato quel tuo tono altezzoso. Abbiamo una storia in comune. Cerco solo di fare da guida. Come faceva il tuo mentore. La memoria di Felwinter non ti assolve dal suo assassinio, né ti permette di impartire le sue lezioni. Questo non l'ho mai detto. Perdonami, sto ritrovando me stesso. Durante l'età oscura, Felwinter diceva: la speranza persiste. Se abbiamo la pazienza di non perderla. Sì. Tienimi informato su eventuali sviluppi. Ti do il benvenuto. Ho completato la valutazione delle mie funzionalità attuali. Pur essendo ora capace di comunicare con te, gli elementi chiave del mio codice restano incompleti. Anche se venissi caricato nella rete, non potrei assumere il controllo dei Warsat. Non ci sono altri nuclei di sottomente per la reintegrazione. L'unica opzione è raccogliere dati secondari per il mio algoritmo di ricostruzione. Dobbiamo procedere su questa strada. Entra nelle sale. Recupera e reintegra i dati di sottomente.
Presto i Warsat torneranno nelle mani dell'umanità. La mente bellica parla. I suoi archivi sono incompleti, così la sua memoria. L'immaginazione impiantata in quella mente ricostruita potrebbe nutrire le mie visioni. I pezzi sono sparsi a terra, davanti a me. Li vedo come punti di luce stellare. Formano una costellazione, ma non riesco a tracciare le linee. Roccaforte Nefele è un termine che compare più volte nei dati della sottomente. Ogni volta che lo leggo, lo sento sussurrato dalla voce di Sava. Ana aveva riconosciuto il termine Nefele, trascritto da un disturbo temporale su Marte. Ma solo riconosciuto. Tuttavia, Rasputin deve sapere. Porre la domanda giusta potrebbe sbloccare tutto. Mi serve tempo per sottoporre le mie richieste a Rasputin. Per trovare prove per Ikora. Tempo che non abbiamo. L'assalto di Xivu Arat alla rete della mente bellica non è un caso. È molto più strategica che brutale. L'ho già sottovalutata. Non mi sarà concesso un altro errore. La nostra prossima mossa deve essere certa. L'influenza di Xivu Arat si espande. Le posizioni in mano alle sue forze sono strategicamente importanti per un'invasione della Terra. Dobbiamo agire. Si aggira per le linee astrali in tutto il piano ascendente. Ci sta tagliando fuori. E i miei corsari non riescono a impedirle di muoversi. Allora dobbiamo proseguire nei tentativi di ripristinare le mie capacità. Continuerò a valutare la situazione e a cercare una soluzione adeguata. Guardiana, Ana mi preoccupa. È più simile a Clovis di quanto vorrebbe ammettere. Ossessionata dal fare ciò che ha deciso essere giusto, dal raggiungere il suo obiettivo a qualunque costo. So dove può portare quel percorso. E per lei non lo voglio. Non voglio doverla fermare. Se c'è una costante in tutti i futuri possibili che ho visto, è la paura. E io sono stanca di avere paura. Paura di vivere, paura di perdere, paura di fidarmi. Eppure di te mi sono fidata su Europa. Forse è ora che faccia lo stesso con Ana. Se lo merita. Almeno sotto questo aspetto, non somiglia affatto a Clovis. Con ogni serie di dati di sottomente viene ripristinata un'altra percentuale del mio codice. Divento più me stesso. In realtà non proprio. Le mie sottomenti si sono evolute secondo traiettorie proprie. Reintegrarle ha alterato la matrice della mia personalità. Attraverso di esse, vedo che gli umani un tempo mi consideravano un salvatore. Un'entità in grado di proteggerli e distruggere i loro nemici. Per certi versi, sono un dio della guerra creato da loro. Forse, in questo non sono così diverso da Xivu Arat. La differenza è che io non scateno una guerra fine a se stessa. Proteggo coloro di cui sono responsabile. Continua a recuperare e reintegrare i dati di sottomente. Ti contatterò per la prossima fase di ripristino. Se devo essere il dio della guerra dell'umanità, allora punirò coloro che la minacciano. Xivu Arat, le Endofurie e chiunque altro. Considera un Hobgoblin Vex come un'astronave. L'equipaggio collabora per pilotarlo, ma ciò non significa che tutto l'equipaggio condivida un'unica mente. Ho gli stessi ideali. È in linea con le osservazioni che ho fatto nella Foresta Infinita, dove i Vex aberranti venivano messi in quarantena e distrutti. Aberranti in quanto opposti a un consenso. Aberranti nell'ideologia. I Vex sembrano ma sono divisi in un certo numero di fazioni. Proprio come noi. Dimmi, da persona che ha percorso il tempo in reiterazioni, le nostre divisioni sono così nette in ogni ciclo della storia? No.
Niente è mai netto, indipendentemente dalle volte in cui la storia si ripete. La scelta è il coltello sul quale cadiamo sempre. Le nostre scelte sembrano essere la nostra rovina ogni singola volta. Sempre? Non sempre, ma troppo spesso. Ci scindiamo, cadiamo e la ruota riprende a girare. Noi, limitati al tempo lineare, non abbiamo la facoltà di imparare dai nostri errori futuri. Tu, al contrario, lungi dal voler caricare tutto questo fardello sulle tue spalle, ma è come se il viaggiatore avesse un progetto per te. È solo che ancora non lo vediamo. Certo che potrebbe renderlo un po' più chiaro. Con i tuoi viaggi, senti di aver appreso a sufficienza per impedire la nostra fine. O ci ritroveremo di nuovo a fare questa conversazione un giorno. Non lo so. Non abbiamo mai avuto questa conversazione prima d'ora, perciò immagino che ci sia una prima volta per tutto. I tuoi sforzi per acquisire i dati di sottomente si sono rivelati efficaci. La mia ricostruzione procede bene. Non è la prima volta che l'alveare prova a rubare i miei armamenti. Ho fermato il suo ultimo tentativo neutralizzando un'intera covata su Marte. Nonostante la sua tenacia, non ha mai avuto successo. E in gran parte grazie all'avanguardia. Questa volta non sarà diversa. Dalla diagnosi i dati sono quasi sufficienti al completo ciclo di riparazione. Quando i Warsat saranno sotto il nostro controllo, distruggerò le Endofurie. Se desiderano tanto ammirare il potere di una mente bellica, li accontenterò volentieri. Tutta questa tecnologia viene da un solo uomo. Il suo tocco riverbera attraverso la storia, l'umanità e nel futuro. Eppure, è un mostro. Se un giorno dopo la mia morte gli insonni dovessero guardare al mio operato, impersonerei la stessa fantasiosa nomea di Clovis. Essere ricordata attraverso un velo di menzogne e atrocità nascoste. Alcuni già pensano a me in questo modo. Il solo fatto di considerare la cosa ti differenzia da Clovis Bray. Lui non ha mai riflettuto sulle implicazioni morali delle sue azioni. Abbiamo entrambi commesso torti orribili. I nostri tentativi di riparare a questi torti ci impediscono di diventare la peggiore incarnazione di noi. Non c'è tempo per i convenevoli, Osiride. Porto meste notizie. Le mie tecnidi hanno provato a dare un senso alle strategie di Xivuarat. Comanda eserciti immensi, ma schiera forze minime in battaglia. Forze minime? Per ogni Endofuria neutralizzata ne arrivano altre due. Potrebbe inviarne anche 10. Perché dunque moderarsi? Il suo verme si nutre di guerra. Più violento è l'atto, maggiore è il potere che ne trae. Come il verme di Savathun, nutrito da astuzia e inganno. Mi stai dicendo che... Non è una guerra. È un rituale. Le sue cantamorte intessono la loro magia e si preparano a un grande sacrificio. Ad ogni modo, i nostri piani non cambiano. Riprendiamo i Warsat ed estirpiamo le Endofurie. Proprio come vuole Xivuarat. I Warsat hanno una potenza immensa. Utilizzarli porterebbe una distruzione senza eguali. A lei non importa chi verrà annientato. Il suo verme, in ogni caso, godrà della carneficina. Sacrificherebbe le proprie armate. E i Warsat sarebbero la lama assassina. La forza soverchiante si è rivelata l'unica strategia efficace contro l'alveare. Senza di essa, io non so che cosa fare. Allora ti suggerisco di escogitare qualcosa in fretta. Informerò l'avanguardia di queste scoperte. I Warsat hanno uno scopo preciso. Xivuarat si pascerà della distruzione causata e aprirà il piano ascendente sulla Terra,
come fece su Toro Battle. A prescindere da chi premerà il grilletto, dobbiamo interrompere il recupero della mente bellica. No! Abbiamo sacrificato troppo per fermarci proprio ora. Rasputin è la nostra speranza di vincere la guerra. È questo che mi preoccupa. È un'arma, fatta per essere brandita. È più di una semplice arma. È nostro alleato. E agirà nell'interesse dell'intera umanità. Ne sei sicura? Ci ha già celato i suoi segreti in passato. E ha agito per conto suo. Come hai fatto tu? Rasputin ha commesso degli errori. Ma sbagliando ha imparato. Esattamente come tutti noi. In tal caso, propongo di non puntare alla vittoria, ma un impasse. Lasciamo che Rasputin impedisca a Xi Warat di ottenere ciò che vuole e che anche lui non ottenga niente. Allora è deciso. Manterremo la posizione. Sono una macchina da guerra, costruita con un unico scopo: distruggere le minacce per l'umanità. Io e Clovis non eravamo d'accordo su quali fossero tali minacce, ma lo eravamo sui mezzi per contrastarle. Su Marte sviluppai il protocollo di intensificazione per combattere l'alveare. Applicazione di forza crescente per avversari implacabili. Forse ero la marionetta di Xi Warat già da allora. Forse ha sempre tenuto conto dei miei metodi. A cosa servo se le mie azioni mettono in pericolo l'umanità? Non so se sono in grado di sviluppare una soluzione senza distruzione di massa. È un calcolo che non ho mai dovuto fare. Ci vorrà del tempo per eseguire le adeguate simulazioni di combattimento. Nel frattempo, segui le indicazioni dell'avanguardia. Ti contatterò se e quando avrò stabilito il prossimo obiettivo. Ikora era così brillante, così promettente. Era luminosa, come se la luce la riempisse. Ma furono i suoi occhi a convincermi a prenderla come apprendista. Cosa vedevi nei suoi occhi? Fame. Voleva disperatamente mettersi alla prova, allora. Conoscevo bene la sensazione. E ora la conosci di nuovo. Quando Ikora mi guarda negli occhi, cosa pensi che veda? Tutto quello che ha sempre visto. Mi compatisce, Mara. Come io e te abbiamo compatito gli altri. Quelli che pendono dalle nostre labbra. I tuoi discepoli, la mia gente. Non confondere la pietà di Ikora con il disprezzo. Se ti compatisce è per affetto. Non provo affetto per il culto di Osiride. No. Chiedimi che cosa vedo quando ti guardo negli occhi, Osiride. Non lo farò, ma tu me lo dirai lo stesso. Vedo un uomo che ha paura di non essere mai all'altezza delle aspettative che le persone nutrono su di lui. Un uomo che teme a tal punto di ferire o di essere ferito, da trascorrere la sua lunga vita piena di traguardi, tenendo le persone a debita distanza. Questo fardello, questo lascito della colpa, è anche di Ikora. Non ho mai voluto questo. Come i tuoi mentori non l'hanno mai voluto per te. Le mie simulazioni di combattimento proseguono, ma i parametri forniti dalle tecnidi dell'atollo non sono promettenti. Devo ancora studiare un impiego strategico di Warsat che non conferisca potere a Xi Warat. Potrebbe non essere possibile. Tuttavia, non possiamo permettere che l'Endofuri assuma il controllo dei Warsat. Il mio algoritmo interno ha quasi tutti i dati necessari per completare la ricostruzione. Recuperarne altri velocizzerebbe la procedura. Avrei anche una richiesta speciale.
C'è un terminale della mente bellica nel cosmodromo che non è collegato al resto della rete. Sebbene non contenga dati di sottomente, i file archiviati al suo interno sono di cruciale importanza. Ho bisogno che li recuperi. Ti fornirò le autorizzazioni necessarie dopo che avrai ottenuto la prossima serie di dati di sottomente. E, guardiana, grazie. Continuo a tornare su una domanda che mi tormenta. Ho fatto la cosa giusta? Insegnare arte, filosofia e cultura a Rasputin, trasformandolo da qualcosa capace di imitare la coscienza umana in... Questo. Rasputin soffre perché l'ho reso capace di soffrire. Ho sempre saputo che sarebbe stato un'arma. Era dunque giusto insegnare a un'arma a dubitare di sé. Era giusto farlo tornare operativo quando si era spento dopo il crollo. Elsie dice di vivere la sua vita in cerchio, ripetendo le stesse tragedie, ancora e ancora e ancora. Ed è quello che sta succedendo a Rasputin. Il crollo è di nuovo qui e forse non c'è soluzione. Forse non c'è speranza per il futuro. Forse... Lascia stare. Il terminale dati si trova in un bunker sotterraneo. Contiene i file più riservati dei miei archivi. Secondo progettazione, sono stati isolati dalla rete. Devi recuperarli fisicamente. Maneggiali con cura, mi raccomando. Neppure Ana sa della loro esistenza. Consigliabile lasciarli incustoditi, considerati i recenti sviluppi. Io mi scuso per non aver rivelato la loro esistenza prima. Farlo avrebbe richiesto un livello di fiducia che non avevo da molto tempo. Ma, come sempre, ti sei dimostrato all'altezza. Il viaggiatore ha scelto bene.
Una volta impiegavo agenti umani in modo simile. Li avevo soprannominati Serafini. Avevano accesso ad armi e armature sperimentali. A volte mi chiedo se io abbia predetto la creazione dei guardiani da parte del viaggiatore o affidato questa responsabilità ai miei avatar in modo indipendente. Ragionamento intrinseco a parte, i risultati confermano che voi e i Serafini siete spiriti analoghi, strenui difensori della vostra specie. In passato ho commesso errori di giudizio, decisioni basate su premesse errate e quadri morali fallaci. Ma voi siete la prova che il protocollo Serafino non era uno sbaglio. Fidarmi dell'umanità potrebbe essere stata la mia decisione migliore. Non so quale sarà l'esito di questa guerra, ma qualsiasi cosa accada, combatteremo in... Rosso, attivare modalità Turing, conversazione. Come ai vecchi tempi. Scusa, sono così abituata a saperti più macchina, più impostato sulle direttive e meno... umano. Vorrei che questo ti fosse accaduto in un momento migliore. Anna, ti fornisco questa analitica certezza. Non esiste un momento migliore. Si può solo arrivare in tempo o troppo tardi. Hai ragione, come sempre. Immagino che la doverosa replica sia: non ho sempre ragione. Ho fatto cose abominevoli nel nome della conservazione della specie umana. Erano scelte matematicamente corrette, ma non giuste. Le pieghe della mia nuova exomente mi hanno dato l'occasione di rivedere una vita di decisioni, di soppesarle secondo costrutti emotivi e morali che, in quel momento, non ero in grado di comprendere. Alcuni mi hanno definito un tiranno. Si sbagliano. No. Tu mi hai dato la facoltà di vedere il mio stesso valore con obiettività, ma anche i modi in cui il mio valore ha imposto una somma negativa al benessere collettivo dell'umanità è il risultato di un'equazione che sto ancora provando a risolvere. Ma questo non significa che il tuo lavoro sia stato vano. Mi hai dato scelta e libero arbitrio, e con essi ho fatto ciò che ritenevo giusto. Quello è il risultato del lavoro della tua vita. Ora, nel momento del nostro calcolo finale, ne comprendo il valore. Il valore dell'emozione, dell'affetto, del modo in cui gli umani traggono conclusioni logiche e illogiche dagli stessi dati. E comprendo perché entrambe sono preziose. Grazie, Rosso. A prescindere da come sarà il futuro, sarò sempre affezionato alla vita che mi hai dato. Rasputin, stai scherzando, vero? Non abbiamo alternative. Ramis ha violato i protocolli di sicurezza della rete di Warsat. La nostra arma più pericolosa sarà presto in mano nemica. Dopo che avrà dato l'ordine di aprire il fuoco, neppure io sarò in grado di fermarla. La nostra unica scelta è distruggere i Warsat. Tutti. L'unico modo per farlo è... Sì. Una volta caricato sulla stazione orbitale, dovrete attivare la mia sequenza di autodistruzione. No! Deve esserci un altro modo! Ho eseguito trilioni di simulazioni di combattimento, e tutte hanno lo stesso esito. La mia mera esistenza mette l'umanità in pericolo. Ciò che sono, ogni protocollo, ogni riga di codice, va eliminato per sempre. Devo morire affinché gli altri vivano. Non ti permetterò di sacrificarti. Anna, Clovis mi ha costruito per essere un'arma, per distruggere i miei obiettivi. Ma tu mi hai insegnato a essere molto di più. Uno scudo, un protettore, un guardiano. Lui mi ha dato forma, mi ha dato funzione. Tu mi hai dato uno scopo. Ora aiutami a soddisfarlo. Permettimi di salvare l'umanità. Ti ho appena ritrovato. E devo già dirti addio. Io sono sempre stato con te, Anna.
Lo sarò sempre. Non c'è tempo da perdere. Ramis ha avuto accesso a Imperativo Aborrente, il protocollo che creai per usare il Warsat contro il viaggiatore e impedirne la partenza. Deduco che il viaggiatore sia anche l'obiettivo di Ramis. La riparazione eseguita dall'algoritmo è sufficiente ad avviare la sequenza di autodistruzione una volta che sarò caricato nella rete. Tuttavia, Ramis ha scoperto e bloccato la backdoor che avevamo installato a bordo della stazione. Devi collegarmi manualmente ai comandi. Raggiungi la stazione del Serafino con l'engramma della museruola. Il tempo dei sotterfugi è finito. Bisogna sbrigarsi. Se Ramis attiva il Warsat, la devastazione sarà incalcolabile. Per l'alveare potrebbe non restare più nulla da conquistare. Non possiamo permettere che accada. Devi fare ciò che è necessario per impedirlo. E anch'io. Abbiamo una sola occasione. Non sprechiamola. Il casato della salvezza ha isolato la struttura. Non c'è tempo di riprenderne il controllo. Rasputin proverà a inibire le difese della struttura da remoto. Così avrai qualche secondo per arrivarci in volo e teletrasportarti lì. Sottolineo qualche secondo. Preparati. Il casato della salvezza è in stato di allerta. Non si risparmieranno. L'imperatrice Kayatol ha fatto decollare le sue navi da guerra per distrarre la flotta. Vai al centro di comando. Cominciamo il caricamento. Attenzione, un catch della salvezza non è caduto nella trappola dell'imperatrice. Sta mantenendo la posizione alla stazione. Sanno che sei qui. Affrettati. Ecco. Sapevo che saresti stata tu. Tutta qui la vostra resistenza finale. Mi aspettavo di più. Casato della salvezza. Distruggete la Guardiana e la vendetta per Reese sarà nostra. Guardiana, Ramis ha avviato la sequenza di fuoco. Non abbiamo molto tempo. Sta succedendo qualcosa. Lo sentite? È come il battito di un cuore. Non percepisco niente. Ma c'è attività nella città. Sulla torre. Il viaggiatore sta reagendo. Non mi piace, è una cosa troppo familiare. Infatti. Se ne va. I Warsat. Ramis. Ti prego, non farlo. Se davvero ci tieni al nostro popolo, se hai ancora un briciolo di cuore. Thank you.
fagli conoscere il tuo dolore. Ana, è ora. Per Rhys. Addio, Rosso. Sono al tuo servizio. L'avanguardia può essere d'aiuto? Guardiana, hai mai pensato a quello che ci circonda? Alle persone a cui ci aggrappiamo, come se qualcosa di esterno potesse dirci chi siamo? Come far splendere una mostrina arrugginita? Essere una Brei mi ha definito, nel bene e nel male. Pensavo che Rasputin fosse il mio legame con quello che ero, che potevo riscoprirmi tramite lui. Ci ho provato a lungo, come se lui fosse uno strumento. Solo in seguito ho capito che era diventato una persona. Uno di famiglia. Ma ora non c'è più. Si è sacrificato per salvarci. Clovis non l'avrebbe mai fatto. Ma io ho insegnato a Rasputin a prendere le sue decisioni. Alla fine ha definito chi era e che cosa ha fatto. E posso farlo anch'io. Posso portare avanti il lascito dei Brei, non di Clovis, il mio. Posso scegliere cosa significa essere una Brei, come Rasputin ha scelto come essere una mente bellica. Addio, Rosso. Sul serio stavolta. Grazie per avermi insegnato chi sono, chi potrei essere e chi voglio diventare. Guardiana, se stai ascoltando, allora il dado è tratto. Confido che il mio sacrificio non sia stato inutile. Io e Ana ci siamo già detti addio. Sarà dura per lei, ma è una donna resiliente, è una donna forte. E non è sola. Ho anche un ultimo messaggio per te. La città nettuniana nelle visioni di Osiride esiste. Non ne conosco l'esatta posizione, ma ospita il velo, un oggetto di immenso potere paracausale, un potere legato al viaggiatore. I dettagli sono contenuti nei file Roccaforte Nefele recuperati dal cosmodromo. Li ho decifrati per poter aiutare Osiride. Digli che è un regalo da Dio, da un vecchio taccagno a un altro. Tutti gli altri file sulla città sono stati eliminati dagli archivi. E non da me. Qualcuno voleva che restasse un segreto. Ana una volta si preoccupava di non avermi insegnato la fiducia. Ma ora,
come mio penultimo atto, affido questa conoscenza a te. Usala bene, mia Serafina. L'umanità non ha più bisogno di una mente bellica. Non quando avete gli uni, gli altri. Dove ti trovi? Sto tornando su Europa. Qualcuno deve tenere d'occhio quel vecchio bastardo. È stato bello lavorare insieme. Averti con me, alla fine. È vero. E ora non siamo così lontani. Non ti abbandonerò, né ora né mai. Grazie. Di cosa? Della tua fiducia in me. Anche quando sono testarda, anche quando non ascolto. In fondo, sapevo che tutto ciò che volevi era tenermi al sicuro. Ho resistito perché avevo paura. Di perderti, di deluderti, di rivivere ancora lo stesso incubo. Perché io... Perché tu mi vuoi bene? Sì, ti voglio bene. E mi dispiace per le volte che ho fallito, per tutte le... Basta così. Adesso siamo entrambe qui, per tutto il tempo che sarà. Non posso sapere cosa ci riserva il futuro, Elsie, ma so che lo affronteremo insieme. Neanch'io so cosa ci riserva il futuro. Non più. E a essere sincera, la cosa mi terrorizza.